È il più grande massacro di cristiani mai avvenuto in Africa. Tra il 21 e il 29 maggio del 1937, monaci, preti e pellegrini ortodossi, radunati nel monastero di Debre Libanos per la festa dell'Arcangelo Michael e di Sant'Eclea in Manot, vengono trucidati dalle truppe italiane comandate dal generale Maletti dietro un preciso ordine del viceré Rodolfo Graziani. Secondo le ultime ricerche storiche, il numero delle vittime di questa strage sarebbe compreso tra i 1800 e 2200, mentre il rapporto ufficiale stilato da Graziani parla di solo 449 morti, cui si aggiungono altri tre religiosi arrestati e uccisi in carcere. Il massacro di Debre Libanos è l'ultima tragica conseguenza di un attentato contro Graziani. Nel febbraio del 1937, due giovani eritrei, Abraham Deboch e Mogus Ashgedon, lanciano alcune bombe contro il viceré nel cortile del Palazzo del Governo. Sette sono i morti, Graziani viene ferito. Gli italiani scatenano una feroce vendetta. Per tre giorni Addis Abeba viene messa a ferro e fuoco. È una strage. I due attentatori fuggono verso nord, in direzione del monastero di Debre Libanos. Graziani è convinto che i due giovani si nascondano nella cittadella conventuale, uno dei centri più importanti sia per la spiritualità che per l'identità nazionale etiopica. È il pretesto per regolare definitivamente i conti con la Chiesa ortodossa, ritenuta ispiratrice e fiancheggiatrice della resistenza anti-italiana. Il 18 maggio del 1937 il generale Maletti accerchia la cittadella conventuale di Debre Libanos e dopo uno scambio di telegrammi con Graziani passa all'azione. È il 21 maggio, l'eccidio avviene a Laga Veldé, un luogo isolato, lontano da testimoni. È il primo atto della strage. Il secondo avviene in un altro luogo appartato, Debre Beran. Qui, qualche giorno dopo, su ordine esplicito di Graziani, vengono uccisi anche tutti i diaconi. Rimangono 30 seminaristi che Maletti assicura di voler rimandare alle rispettive famiglie e che invece alcuni storici sospettano siano fatti morire nel campo di concentramento di Danane, nella Somalia italiana. Le ultime tre vittime sono i monaci arrestati e uccisi in carcere ad Addis Abeba il 29 maggio.